Eccoci qua. Praticamente sono andato con il tuo vicino quasi a fare la sagoma e ora solo mani, pezzettino di betulla, una semplicissima spatola e inizio con cartavetro da 120. In questa fase non bisogna smontare il bocchino, cioè la viva va lavorata, montata. Poi lo smonterete dopo, per l'allineamento fine, insomma, diciamo, quanto più preciso possibile. Niente, quindi io mi riporto sempre, cioè le solite linee da rispettare in questa fase. Così, così, per continuare, per controllare bene o male se sto facendo le cose in modo simmetrico dal lato A e dal lato B. Ok? E piano piano e tanta pazienza vado a togliere quello che praticamente non mi interessa, avvicinandomi sempre di più alla sagoma finale della nostra square rhodesian. Piano, con tanta pazienza, prima o poi farete la viva. Sperando che non vi vengano fuori dei carboncini o qualcos'altro. Vediamo. Quindi abbiamo detto che in questa fase non bisogna smontare nulla, perché comunque ci serve, perché dovremmo poi andarlo sempre a rastremare insieme con il corpo della viva, cioè stessa grana per la testa e stessa grana per il bocchino, per passare poi successivamente sempre a carte più sottili. Questa è una bella viva complicata, tutto quello che è squadrato è tutto complicato. Che qui il margine d'errore si assottiglia al minimo. Quindi piano piano, tanta pazienza, ve la guardate sempre all'infinito, non guasta mai, la guardate, e piano piano gli scalini andranno via. Qua purtroppo non esiste, cioè non esistono attrezzi meccanici che possano sostituire la mano. La mano è quella. Ok?
Alla prossima, sperando di fare progressi. Ciao.